Dici che ne posso parlare? Sicuro? No, è che sai, non è proprio un argomento che potrebbe piacere a YouTube. Rischiamo? E rischiamo qui su WatchMojo Italia. Benvenuti a tutti, fedelissimi, fedeli, fedeli in progress, con la top che speriamo non ci censurino, 10 attori che non si fanno problemi nel girare scene di sesso. Alla numero 10, Anna Paquin, la seconda persona più giovane a vincere un Oscar quando aveva solo 11 anni. Non male, ma non è di questo che volete sentire parlare, furbacchioni. Anna Paquin interpreta il ruolo di Sookie Stackhouse nella serie TV di HBO True Blood, dove si innamora del vampiro Bill Compton, interpretato da Stephen Moyer. Ok, dai, ci credo che si è trovata a suo agio. Stephen Moyer è suo marito. Infatti, i due si sono innamorati durante le riprese dell'episodio pilota, sposandosi poi nel 2010. Sebbene una scena di sesso non sia mai un momento realmente intimo, insomma, i fari accesi, circondati dalla troupe, tutti gli occhi puntati addosso, in qualche modo però farla con il proprio partner è un aiuto in più. Infatti Anna Paquin ha detto tranquillamente a V Magazine: quando è una scena d'amore con qualcuno che ami davvero, sai quali sono i tuoi limiti, o cosa non sono, suppongo. You feel my influence. Alla numero 9, Phoebe Dinevor. Mi sono sempre chiesta se voi adepti di WatchMojo Italia avete mai guardato Bridgerton. È il vostro genere? In questa serie Netflix sicuramente ciò che non manca è il sesso, quindi meno male che l'attrice protagonista si è trovata bene. E il merito va alla coordinatrice dell'intimità Lizzie Talbot. Scopro ora dell'esistenza di questa figura professionale, cioè guardate quante cose si imparano con WatchMojo. Everything I told the Queen was true. I cannot stop thinking of you. In tutte le scene di sesso, Daphne, cioè Phoebe Dinevor, e il duca di Hastings, cioè Regé Jean Page, hanno una chimica pazzesca. E l'attrice ha proprio dato il merito a Lizzie Talbot, dicendo che le sapeva rendere piacevoli e tranquille, girandole più come se fossero delle acrobazie con tanta pratica e trucchi cinematografici. Show me. I cannot. Alla numero 8, John Hamm. Qui dobbiamo considerare le dimensioni. No, no, non quelle a cui state pensando voi in questo momento. Quelle che intendo io sono le dimensioni di tutta la persona, nell'interezza del suo corpo, non solo di una parte. Allora, nel film Le amiche della sposa, John Hamm deve girare una scena piccante con Kristen Wiig. Mettiamoli fianco a fianco e capiremo le parole dello stesso Hamm. Non sono un essere umano piccolo, peso almeno 90 chili e sono alto 1,80 m, e Wiig è un ramoscello, una piccola cosina magra. Le dissi: dammi un pugno sul fianco se ti faccio male. Copy that. Fast pounding turn. Fast pounding, flip her over. You gotta pee. Play with her hair. Durante un'intervista con Playboy, Hamm ha rivelato che girare le scene con Kristen Wiig è stato un po' imbarazzante proprio a causa della differenza di taglia, oltre che dello strano perizoma color carne, ma alla fine questo imbarazzo iniziale si è sciolto con Hamm che ha pensato: va bene, lo stiamo facendo, quindi divertiamoci. But I like hanging out with you. Oh yeah, I love hanging out with you. I think we get along really well and you're so sexy and... Alla numero 7, Viola Davis. Per il suo ruolo come Annalise Keating nelle Regole del delitto perfetto, Viola Davis ha aggiunto l'Emmy al suo EGOT, il che vuol dire che ha vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony, ed è particolarmente orgogliosa di quel ruolo. I saw it as an opportunity for a dark-skinned actress of 50 to be in a role that sexualized, not sexy. Parole dette a Tom Hanks durante un episodio di Actors on Actors di Variety, entrando anche nei dettagli riguardo alle scene di sesso. If I'm in a sex scene, I want to play the sex scene. I want to say, this is why I'm attracted to you. This is why it's gotten to this point. You know, this is what my body looks like. Alla numero 6, Lily Rose Depp. Conosciuta in tutto il mondo per essere la figlia di Johnny Depp, Lily Rose si è fatta strada diventando una star con la sua interpretazione di Jocelyn in The Idol. E se lo avete guardato sapete che lì le cose si fanno dannatamente calde, con il prodotto HBO che è pure stato fatto a pezzi dalla critica, con molti che hanno criticato il suo disgustoso contenuto sessuale e la performance di The Weeknd. Ma le critiche non hanno infastidito l'attrice,
attrice e nemmeno le scene di sesso. Infatti ha detto a Vogue Australia che il ruolo e la sua natura provocatoria erano davvero importanti per lei e che era qualcosa che era entusiasta di fare. Secondo quanto riferito, voleva esplorare un mondo altamente sessualizzato e, beh, diciamo solo che lo ha fatto sicuramente. Yeah, you're thinking too much. You need to block out the world. Alla numero 5, Laura Prepon e Yael Stone, che stanno insieme in questa posizione perché si parla della stessa serie TV, Orange is the New Black. Partiamo con Laura Prepon. Allora, all'inizio era abbastanza preoccupata di tutte le scene di sesso con Taylor Schilling, preoccupazione che però è scemata praticamente fin da subito, tanto che l'attrice ha detto ad Huffington Post che si è sempre sentita a proprio agio. E anche Yael Stone non ha avuto problemi, arrivando addirittura ad affermare che le scene di sesso sono un privilegio e che è fantastico poter entrare in quei momenti privati e cercare di essere autentici. Pensate che l'attrice ha anche confessato, sempre ad Huffington Post, di aver girato una scena di sesso prima ancora di averlo fatto nella realtà, riferendosi alla miniserie del 2001 The Farm, quando aveva soli 15 anni. Sometimes I feel like you're trying to climb inside my womb. What can I say? I've got mommy issues. Alla numero 4, Bradley Cooper, che prima di essere conosciuto in tutto il mondo ha interpretato il ruolo di Ben nel film cult We Hot American Summer, in cui Ben è un uomo gay innamorato di McKinley, interpretato da Michael Ian Black. Pensate che Cooper ha apprezzato molto la sottotrama e ha anche fornito alcune idee per la loro interazione fisica all'interno del capannone. I'm sure we could convince one of the girls from Bunk 10 to boink McKinley. They're really horny this summer. Ha persino dato alcune idee a Black prima delle riprese, una delle quali prevedeva i calzettoni e un muro. Se pensiamo che all'inizio era addirittura indeciso se accettare o meno il ruolo, wow, direi che non solo lo ha accettato ma lo ha persino superato. E infatti ha detto: finché la storia è emozionante farò qualsiasi cosa. Ok, tonight, get McKinley Wade. Alla numero 3, Shailene Woodley. C'è chi vuole il realismo anche nella finzione. E Shailene Woodley è tra questi. A The Hollywood Reporter, l'attrice ha affermato che stare in topless è spesso necessario per rappresentare una scena di sesso realistica, piuttosto che indossare un reggiseno per pudore, parlando di come si senta a suo agio anche nelle scene di intimità. All right, so can I come with you? No. I'm not getting off this floor until you come back. I'm just letting you know. I'm staying right here. Infatti ha affermato: non mi sono mai sentita a disagio perché sono molto esplicita, dicendo che spesso si siede con il regista e il coprotagonista per discutere la scena fin nei minimi dettagli. Alla numero 2, Mindy Kaling. Fino ad adesso abbiamo visto attori e attrici che non si lasciano intimidire da una o più scene di sesso, ma adesso arriva una che proprio le adora. Cito direttamente le parole di Mindy Kaling. Come ti dirà qualsiasi liceale religioso, simulare il sesso può essere dannatamente divertente. My best. Yeah? Go nuts. I will. Nel suo libro Why Not Me entra nei dettagli, dedicando anche un intero capitolo all'argomento sesso. Titolo del capitolo, ma ovviamente amo le scene di sesso e non le interessa nemmeno dei mille occhi della troupe, anzi, al contrario, visto che ha affermato: più siamo, meglio è. Quindi mi sa di sì, girare le scene di sesso le piace. Ok, fine, I'll do it for you. But you have to do something for me. Bring another woman to our bedroom? Sure. I was actually just gonna ask if you'd come with me tomorrow. Oppure puoi iscriverti al canale, cliccare la campanella degli avvisi, no? Sì, la risposta è sì, raga. La domanda è retorica. Oh, incredibile come non si sia ancora capito che non avete libertà di scelta. Alla numero 1, Amanda Seyfried, che ci dice: molti dei miei coprotagonisti erano ragazzi sexy della mia età, quindi perché no? Non fa una piega, perché no? Amanda Seyfried l'ha detto molto chiaramente a W Magazine: non si fa problemi nelle scene esplicite, affermando in tutta onestà: non farò finta che non sia divertente. They think you're dangerous. You're not supposed to like it. I'm not supposed to do a lot of things.
In particolare sembra essersi divertita nel film Jennifer's Body con Megan Fox, dicendo che il bacio era perfetto e che riguardando la scena l'ha trovata molto molto sexy. Perciò non le piace solo girare le scene di sesso, le piace anche guardarle e riguardarle. Amanda, ma che cosa ci stai rivelando? Chi è che vuole fare un watch party con lei? I just want to explain some things to you. Besides, best friends don't keep secrets, right? Tempo scaduto, gente! Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e campanellizzatevi e non dimenticate di farmi sapere se questo è un lavoro che potrebbe fare per voi o se morireste di vergogna e pudore. Per me vale la seconda.